Ciao brava gente, sono la nuova assistente del Moon. In questo video parlerò io. Perché il Moon ha detto che ora che ha 11 iscritti si sente arrivato e non ha più voglia di fare un cazzo. Ma ora parliamo di batterie. I droni usano batterie lipo, ovvero batterie ai polimeri di litio. Sono costituite da una o più celle collegate in serie. Ogni cella ha un voltaggio nominale di 3.7 volt, quando è carica arriva a 4.2 volt. Non bisogna mai farle scendere sotto 3 volt. Siccome le celle sono collegate in serie, i volt si sommano e in questa illustrazione potete vedere i vari voltaggi che si ottengono. Potete inoltre notare che il Moon non sa disegnare, ma è così figo che non importa. Quando una batteria non viene usata per qualche tempo è bene portarla alla tensione di stoccaggio che è di 3.8 volt per ciascuna cella. A tale scopo esistono in commercio dei dispositivi atti a caricare o scaricare le batterie raggiungendo il voltaggio idoneo allo stoccaggio. Per esempio, spesso succede di rientrare con delle lipo caricate ma non usate. Questo perché voi piloti di droni mediamente siete dei cerebrolesi che mollano il gas solo quando scorreggiano. I droni hanno la possibilità di avvisare il pilota quando la batteria è scarica. Questo può avvenire attraverso un cicalino e barra o un avviso nell'OSD del visore. Il voltaggio al quale si ha l'avviso è scelto dal pilota. Il Moon mi ha detto che lo tiene su 3.6 volt. Ora vi spiego questa scelta. Come detto, quando una batteria è carica le celle hanno un voltaggio di 4.2 volt. A vuoto. Il voltaggio a vuoto è la tensione misurabile quando non c'è una richiesta di corrente da parte del drone, oppure ce n'è poca. Come quando il drone prima del decollo è acceso con i motori disarmati. Appena si decolla la richiesta di corrente da parte dei motori fa scendere il voltaggio. Di più o di meno a seconda di quanto si dà gas. Il Moon tiene l'avviso di batteria scarica impostato su 3.6 volt per cella perché così ha tempo di atterrare. In questo lasso di tempo il voltaggio scende ulteriormente, ma appena atterrato e disarmati i motori, il voltaggio risale fino al suo valore a vuoto che di solito risulta essere tra 3.8 e 3.9 volt. In questo modo il Moon non scarica completamente le lipo, così quando torna a casa non ha nessuna menata da fare. Prossimo argomento. Il fattore C, che non è il fattore culo che serve a non schiantarsi quando fate i pirla. Il valore di C indica la capacità della batteria di scaricare velocemente la sua energia rendendo disponibile al drone molta potenza senza perdere troppo voltaggio. Su droni da freestyle è consigliabile usare batterie che abbiano un valore di C pari o superiore a 65. Solitamente le batterie hanno due connettori, uno che può essere di vari tipi ma sempre con solo due fili, che è quello che si connette al drone e dà accesso al voltaggio totale delle celle collegate in serie. Poi un secondo di colore bianco che ha più o meno fili in base a quante celle ha la batteria. Questo secondo connettore serve per poter bilanciare la carica in modo da avere tutte le celle allo stesso voltaggio. Nelle batterie ad una sola cella solitamente è presente solo quest'ultimo. Parliamo ora di come ricaricare. Con i caricabatterie forniti per esempio con droni pronti al volo solitamente non si può decidere quanto velocemente ricaricare. Con caricabatterie decenti invece questo è possibile. Se si carica velocemente si accorcia la vita della batteria e viceversa. Un buon compromesso tra velocità di carica e vita della batteria è il caricare a 1C. Ma cosa significa questo? Le batterie sono classificabili anche attraverso la quantità di corrente che possono erogare nel tempo, un valore espresso solitamente in mAh. Una batteria per esempio da 1500 mAh può essere caricata a 1C fornendo durante la ricarica una corrente di 1500 mAh. Ora parliamo di una situazione particolare. Può succedere che poco dopo il decollo ci ritroviamo con la lipo scesa molto velocemente di voltaggio. Questo succede fondamentalmente per due motivi. Vediamo un volo d'esempio.
Come si è visto, il cicalino che indica batteria scarica suona molto presto e il Moon atterra. Ma appena disarmati i motori il cicalino smette e questo indica che il voltaggio è risalito. Siccome il valore di C è difficilmente verificabile dall'acquirente, può succedere che su batterie economiche venga dichiarato un valore di C più alto del reale. La batteria quindi non è in grado di fornire la potenza necessaria al drone e scende subito e molto di voltaggio. Per verificare questo il Moon ridecolla un paio di volte ottenendo lo stesso comportamento. In questo caso la batteria non era scarica ma semplicemente non riesce ad erogare la potenza richiesta. Il secondo motivo per il quale una batteria scende rapidamente di voltaggio è la temperatura. Specialmente d'inverno può succedere di caricare le batterie e poi uscire ma non usarle subito. In questa situazione sarebbe opportuno fare in modo che non si raffreddino troppo. Altrimenti succede quello che potete vedere in questo secondo video che vi metto velocizzato, e del quale trovate il link nella descrizione. Io la rovinerei in generale. Subito dopo il decollo il voltaggio scende di molto e anche prima di decollare è più basso dei normali valori di batteria carica. Il Moon, che oltre essere estremamente bello è anche intelligente, mangia la foglia e continua il volo andando dolcemente senza dare sgasate. In questo modo non stressa troppo la batteria e come potete osservare dopo un primo grande calo poi il voltaggio sembra non scendere più. Semplicemente la batteria erogando energia pian piano si scalda e nello scaldarsi la chimica al suo interno riacquista la capacità di erogare, dando l'illusione di una batteria che non si scarica. Questo è tutto per il momento. Piacere di avervi conosciuti e spero di vedervi ancora. Ciao.